Adesso stiamo andando all'Osburg e ci addentriamo nel cuore della Foresta Nera. Schwarzwald. E il nostro viaggio procede attraverso caratteristici paesini e ampie distese erbose ai margini della Foresta Nera, finché non giunge il momento di fare il pieno di benzina. Il problema però è capire qui in Germania qual è il tipo di benzina di cui si nutre la nostra macchina francese. Per fortuna che c'è un gentile gruppo di ragazzi tedeschi che ci assicura che quella che chiamano senza piombo in Francia corrisponde alla super in Germania. Ancora qualche chilometro e siamo arrivati a destinazione. Siamo nei pressi di Losburg, dove si trova uno dei luoghi più suggestivi della Foresta Nera, per grandi e per piccini, quella che in tedesco si chiama letteralmente Terra Magica. Siamo a Zauberland, dove sorge il fiume Kinzig, che dopo 93 km attraversando la Foresta Nera sfocia nel Reno. Noi faremo un percorso che costeggia il fiume Kinzig e attraversa la foresta. E poi ritorneremo alla base, che è questo padiglione. Quindi adesso ci avventureremo all'interno della Foresta Nera. E così, seguendo le tante passerelle che tagliano la vegetazione, cominciamo ad esplorare la foresta dello Zauberland, dove ci si può fermare a raccogliere qualche bacca, come le more o i lamponi, cosa che Nea ama fare particolarmente. Oppure ci si può perfino distendere e riposare su questi tronchi di legno, che sono stati intagliati come delle sdraio. Ma abbiamo appena cominciato l'escursione e non ne abbiamo bisogno. Piuttosto, perché non fare qualcosa di più dinamico come una bella scivolata su questo scivolo? Barbara accoglie subito la proposta. Mamma, come scotta! Era divertente! Beh, ma allora vado anch'io! È stato più uno scivolone che una scivolata! E la morale della favola è mai guardare nello schermino della telecamera quando si va giù su uno scivolo. Ma sorvoliamo e passiamo alla sorpresa successiva che incontriamo sul nostro cammino. Questi pistoni a funghetto con i quali puoi fare la guerra d'acqua fino a rendere zuppo il tuo avversario, il che non è poi così male con il caldo di questa giornata, senza contare l'effetto esilarante che producono. Tutti sembrano divertirsi, ma allora voglio provarci anch'io. È stato molto divertente, peccato che adesso sono bagnato fradicio e che la mia t-shirt vada strizzata per bene. Freschi e felici, continuiamo ad esplorare questa terra magica così ricca di sorprese. Finché intorno a noi non ci sono che alberi, alberi e ancora alberi. Stiamo entrando sempre di più nel vivo della Foresta Nera. Ma poi ecco che la foresta si apre di nuovo e nel mezzo di una radura ci ritroviamo di fronte un bellissimo laghetto di montagna. Questo deve essere anche un punto di ristoro, perché tante sono le persone che si stanno godendo una birra fresca o una buona fetta di torta all'ombra di questi grossi ombrelloni. E c'è anche chi assapora dei piatti a base di formaggio di capra, che uno dei rivenditori produce lui stesso, con la gentile collaborazione delle sue caprette, che ha portato con sé e che si stanno riposando in questo piccolo recinto. Ma prima di fermarci a mangiare anche noi, c'è una cosa che Nea non può assolutamente rimandare: fare un bagnetto nelle acque gelide del lago, mentre dei bambini tedeschi stanno facendo navigare la loro barchetta lungo un piccolo canale che sfocia proprio nel laghetto. Anche Nea vorrebbe fare lo stesso, ma non ha una barchetta. Una soluzione però c'è: costruirne una con quello che abbiamo a disposizione. E qui abbondano le piante acquatiche. Marco si occupa della costruzione della barchetta. O forse sarebbe più appropriato chiamarla zattera. E quando è pronta, è Nea che si occupa di vararla. Mami! Oh, mamma!
Eccola. Eccola. Aver tornato a galla, hai visto? Ma tutta questa attività ci ha fatto venire fame. Ora prendiamo una torta con prugna, ciliegie. Prugna o ciliegie. La torta alle prugne ha davvero un aspetto invitante. Quella alle ciliegie è un po' più minimalista, ma entrambe sono davvero deliziose. Nel frattempo le caprette sono state liberate dal loro recinto e scorrazzano tra i tavoli, spaventando qualche bambino e generando l'ilarità dei più grandi, mentre io cerco di fare amicizia con una di loro. Ok, questa amicizia non è destinata a durare. Lasciamo l'area di ristoro e il lago per addentrarci di nuovo nella foresta. E stavolta ci ritroviamo di fronte una casa sull'albero, dove possono però salire solo i più piccini, con l'aiuto dei loro genitori. Enea non perde tempo e si fionda immediatamente sulla scaletta di corda che pende dalla casetta per andare a visitarla. Ma l'impresa non si rivela così tanto semplice. Mantieni. C'è il buffo sotto. È seccato. Invece, concentrati, guarda su, non guardare giù. Ok. Ma che adesso vorrei salire due, eh? Sì. Però. Ho paura. Primo tentativo fallito. Bisogna trovare un'altra soluzione. Sale Carmine e tu mi mantieni. Lo stratega Enea ha trovato un compito anche per me e mi ritrovo coinvolto nell'impresa. Che trittico. No, ma non va bene. Ho paura. Che io non riesco ad avere così. No. Ho paura. No, ma poi per scendere, infatti quello. No. Non possiamo salire, basta. Aspetta, c'è l'idea. Proviamo un'altra strategia. Io mantengo la scala e Marco interviene in caso di caduta. Puoi salire o non puoi salire? No, troppa paura. Fallito l'ultimo tentativo, Enea se ne fa una ragione e abbandoniamo la casa sull'albero. E cammina lungo il sentiero, i quattro esploratori si imbattono niente di meno che nella sorgente del fiume Kinzig. È proprio in questa sorta di pozzo che zampilla l'acqua che diventerà un fiume a tutti gli effetti, attraversando cittadine come Gengenbach per poi sfociare nel Reno. Una ghiacciata! Dopo una bella rinfrescata alle mani, la fiaba continua e cammina, si para davanti a noi una misteriosa capanna. È la casetta delle streghe, che però sono momentaneamente assenti, ma si può lasciare un messaggio a uno delle centinaia di ragni che sorvegliano la casa. O nell'attesa che rientrino dalle loro scorribande notturne, si possono usare le barre orizzontali nel giardino sul retro per fare un po' di esercizio fisico e allenare braccia e pettorali. O ancora si può mettere alla prova il proprio senso dell'equilibrio camminando come dei funamboli sulle travi disposte a zigzag. E poi, chi è arrivato a destinazione senza cadere, si può cimentare nella prova successiva, la passerella sospesa a pioli oscillanti. Il primo ad avventurarsi è Marco, che procede spedito e arriva in men che non si dica al traguardo. E poi tocca ad Enea, con la supervisione di mamma e papà. E andare sempre con la mano di là. Esatto, cerca di andare al centro della... Al centro della tavoletta. Perché è più stabile. Beh. Okay. Se ci è riuscito Enea, voglio provarci anch'io. Il problema è che una volta lì su, tutto è più complicato di quello che sembra. Un po' stremati, riprendiamo il cammino in questo spicchio di foresta nera e lungo la strada ci imbattiamo ancora in un piccolo anfiteatro
un orso bruno scolpito nel legno dallo sguardo particolarmente cattivo, dei tamburi ricavati da bidoni, degli enormi campanelli eolici e degli strumenti a percussione che fanno rabbrividire Enea. Beh, in effetti non era proprio una melodia per le orecchie. Facciamo allora qualcosa di più piacevole per ritrovare un po' di sollievo dopo questa lunghissima passeggiata. La nostra visita allo Zauberland si è ormai conclusa e riprendiamo l'auto per lasciare l'Osburg e dirigerci a Gutach, che dista solo 40 minuti e dove si trova la Sommerrodelbahn, un percorso su monorotaia lunga più di un chilometro che ricorda un po' le montagne russe. Non vediamo l'ora di provare l'ebbrezza di scendere a gran velocità sul pendio di questa montagna e così ci affrettiamo verso le casse per acquistare i biglietti e metterci in fila per salire a bordo. La squadra numero 1 sarà composta da Marco ed Enea e la squadra numero 2 da me e Barbara. L'unico problema è che è vietato portare con sé la telecamera, ma possiamo seguire la squadra numero 1 che almeno ha filmato l'ascesa verso la cima con il proprio cellulare. Enea, come ti sembra? Purtroppo non possiamo seguire più da vicino cosa succede durante la discesa, perché le brusche variazioni di pendenza e le curve a gomito potrebbero far volare via il cellulare. Oltretutto, bisogna controllare continuamente la propria velocità, frenando quando si va troppo veloci e accelerando quando si va troppo lenti, altrimenti si rischia di scontrarsi con i veicoli che sono davanti. Tutto questo è possibile grazie ad una leva che è posizionata lateralmente sul veicolo e che sembrerebbe essere la persona seduta posteriormente a dover utilizzare. Nel caso della squadra numero 2, però, sono sempre io a manovrarla, anche se sono seduto davanti. È per questo che una volta giunti alla fine del percorso, uno degli addetti mi rimprovera gridando «Sehr gefährlich!» «Molto pericoloso!» Peccato che invece un altro addetto in cima alla salita mi abbia perfino spiegato come manovrare la leva senza fornirmi particolari avvertenze. La squadra numero 1 invece segue le regole scrupolosamente e giunge al traguardo senza alcuna ammonizione. Ah, mi serve un premio di consolazione e forse una bella birra Fürstenberg, tipica di questa regione della Germania, potrebbe ovviare alla ramanzina ricevuta. Dopo questo giro sulla Sommerrodelbahn, una bella birra gelata, perché siamo in Germania e ancora non abbiamo bevuta nessuna. Post! Eh sì, era proprio quello che ci voleva con la temperatura di oggi. E dopo un po' di riposo e aver ricaricato le batterie, possiamo riprendere il viaggio, stavolta per dirigerci verso la nostra destinazione finale, il villaggio di Triberg, che vanta la paternità degli orologi a cucù. In effetti, gli orologi a cucù sono un po' il simbolo della Foresta Nera, e lungo la strada, nella cittadina di Hornberg, troviamo il primo dei due orologi a cucù più grandi al mondo. Al momento, tutti i personaggi che lo popolano sono immobili. La grassoccia signora in abiti locali non agita il suo matterello, il campanaro non tira la sua corda, e anche il cucù se ne sta rintanato dietro la sua porticina. Ma noi siamo arrivati 15 minuti prima dello scoccare dell'ora e dobbiamo pazientare ancora per poco, finché... Accanto all'enorme orologio a cucù si trova la House of the Black Forest Clocks, uno dei tanti negozi della regione che, oltre a svariati souvenir, ne vende di tutti i tipi e dimensioni. Lasciamo Hornberg e un paio di chilometri più avanti, sulla stessa strada, troviamo un'altra famosa catena di negozi che vende orologi a cucù, la House der 1000 Uhren, la casa dei 1000 orologi.
anche questa molto caratteristica perché si trova in un angolino della foresta nera pieno di fascino, percorso da un bel ruscello, la cui acqua serve a far girare la ruota del mulino del negozio di orologi. Leggiamo che proprio qui nel 2019 verrà inaugurato Kuckuckland, un parco tutto dedicato agli orologi a cucù, sul cui terreno però al momento non c'è assolutamente nulla. E a proposito di orologi a cucù, andiamo a vedere quelli esposti qui in vetrina. Non c'è che dire, sono veramente tutti molto belli ed elaborati, ma i prezzi, nonostante gli sconti, non sono proprio per tutte le tasche. È chiuso? Chiuso, sì. Vabbè, Antonio, noi alloggiamo qua vicino, Enea. Possiamo venire a comprare domani l'orologio da 824 euro. Che dici, non lo compriamo? Sì, abbiamo questa esigenza di acquistare l'orologio da 824 euro come souvenir, però. Che sta al 20% di però sconto. Però è un affarone perché sta al 20% di sconto. È più di 1000 euro, quindi sicuro verremo a comprarlo. Fammi piacere di più. Originale della foresta nera. Originale foresta nera. Lasciamo un po' a malincuore questo posto così caratteristico perché dobbiamo andare a fare il check-in nell'appartamento che abbiamo prenotato online e che si trova a Triberg. Abbiamo l'appuntamento col proprietario intorno alle 7 e lui, che ci sta aspettando, ci accoglie in maniera molto simpatica. Buongiorno! 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 Ci scorta all'interno del nostro appartamento e ci accomodiamo al tavolo di una delle due stanze da letto per compilare i moduli del check-in e procedere con il pagamento. Il proprietario vive al piano di sopra con sua moglie e noi staremo di sotto, dove sono presenti due camere matrimoniali, una delle quali ha un angolo con lavandino e nella quale dormirò io, una piccola cucina e un patio con panchine e tavolino dal quale si gode di una bellissima vista delle montagne e della foresta nera. È ora di cena e ci troviamo nel centro di Triberg, che si rivela essere una cittadina molto turistica, ma anche molto carina. Come al solito, la cosa più difficile a quest'ora è trovare un ristorante il cui menù possa andar bene anche per i gusti di Enea, che sono abbastanza difficili da soddisfare. Ed è per questo motivo che anche stasera la soluzione più rapida e più semplice sembra essere il ristorante italiano La Cascata, dove prendiamo posto all'interno. Per fortuna però la gentile cameriera che parla italiano fa di tutto per trovarci un posto all'esterno. Fortunatamente ci hanno fatto spostare fuori perché si è liberato un posto. Faceva proprio caldo dentro, invece qua si sta freschi, benissimo. E abbiamo una bella visuale di Triberg. Una bella visuale di Triberg, aspettiamo solo la cameriera che abbiamo famissima, però sembrano molto indaffarati. Ma ancora una volta, la gentile cameriera che si merita proprio una bella mancia, fa di tutto per servirci il prima possibile. E arrivano in tavola le pizze per Marco e Barbara, gli spaghetti con un po' d'olio per Enea e il calzone per me. E mentre consumiamo la nostra cena in questo contesto così particolare nel cuore della foresta nera, a pochi passi da noi scorre il ruscello che attraversa il villaggio, le cui acque provengono da quella stessa cascata che vedremo l'indomani.